as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on. Buonasera a tutti e grazie Cannitello. Allora, questa è la prima serata di Sea Touring dopo tre serate che sono state fatte a Scilla. Sono serate che sono anche un programma televisivo che andrà in onda su Video Touring, il canale del digitale terrestre 655. E questa sera abbiamo, come vedete, un parterre veramente du roi. Inizio dal vostro sindaco Antonello Messina. Conoscete tutti il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Hai portato la clac, Giuseppe. L'hai portato subito. Conoscete, o se non la conoscerete, se non la conoscete, la imparerete a conoscere ed apprezzare tantissimo. Francesco Maracci è una docente universitaria ed è nel CDA dell'ANAS e ci aiuterà a entrare nel tema di questa sera. Il vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, mi mancava il nome, non volevo dire Francesco, quindi, perché è di Francesco in Francesco. Il neo presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria, Nicola Irto, e il nostro presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. Alessandro Russo lo conoscete, io sono Paola Bottero e direi di entrare immediatamente nel tema, ma cedo il microfono direttamente ad Alessandro. Intanto dobbiamo fare una cosa che, come si dice, è doverosa, con un termine abusatissimo, nel senso che Sea Touring nasce come una manifestazione che vuole entrare nelle vene delle comunità, del territorio, e quindi non si impone e ha come caratteristica quella del fare rete, del trovarsi insieme alle amministrazioni che collaborano insieme a noi. Sea Touring è frutto di una collaborazione tra ovviamente Video Touring, Sabbia Rossa Edizioni, la provincia di Reggio Calabria che ci ha dato una grossissima mano e l'amministrazione comunale di Scilla, dove siamo stati fino a qualche giorno fa, e di Villa San Giovanni. Quindi il vostro sindaco non sarà qua semplicemente per portare i saluti, ma per dialogare con le personalità presenti e per portare il punto di vista di una città che è importantissima sia come nodo strategico, sia come storia e sia come funzione del territorio. Però prima Antonio Messina deve certamente salutare e dare il benvenuto da padrone di casa. Sì, buonasera a tutti, ovviamente sono per
veramente onorato, felice di poter iniziare questo percorso, anche un percorso importante, un momento culturale di confronto importante qui a Sedunung. Abbiamo dato insieme alla mia amministrazione, c'è cioè il presidente Vice Sindaco Sigla, presidente del Consiglio, e a nome loro, a nome di tutta l'amministrazione comunale, saluto questi illustri relatori, ospiti qua nella mia città, di questo fantastico scenario di Cannitello nello stretto di Messina. Dicevo, siamo veramente contenti di poter iniziare questo percorso culturale, queste quattro giornate assolutamente importanti. Avremo degli illustri ospiti, così come di questa sera. Stasera più ospiti istituzionali, insieme alla dottoressa Moraci, come rappresentante del mondo universitario CDA dell'ANAS. E quindi naturalmente iniziamo questo percorso nella consapevolezza che sicuramente ci sarà un accrescimento culturale da parte dei nostri cittadini che stasera ci ascoltano, nella consapevolezza che sono veramente momenti di confronto importanti. Io sono qua nella qualità di sindaco, quindi preferisco parlare meno, i miei cittadini mi sentono spesso, anzi ho iniziato da poco ma già mi stanno sentendo abbastanza, preferisco far sentire alla mia cittadinanza il punto di vista, l'opinione della regione, della provincia, dell'università, del mondo dell'università e anche dell'ANAS, che ha realizzato importanti attività nel nostro territorio, con la realizzazione del sesto macrolotto, importanti confronti, nell'ottica appunto che ognuno di noi fa un proprio dovere, deve cercare di fare il proprio dovere e deve cercare di dare un contributo importante nel proprio ruolo per la crescita dei nostri territori. Ovviamente, come hai detto tu Alessandro, ringrazio Paola per aver stimolato l'amministrazione comunale per questa apertura di questi incontri e dibattiti. Villa San Giovanni ha un ruolo importante, un ruolo strategico, quale terminale da e per l'Europa verso la Sicilia, e in questi giorni abbiamo vissuto qualche difficoltà, ma siamo contenti perché il fatto del completamento dell'autostrada ha portato un incremento notevole di traffico, non si vedeva da parecchi anni. L'auspicio è che questo aumento di traffico possa essere accompagnato anche da aumenti di flussi turistici nei nostri territori. La Sicilia sicuramente sta avendo un enorme giovamento, ma sicuramente la presenza di un incremento di traffico porterà sicuramente un beneficio in quelli che sono i borghi marinari più importanti, da Canalea, Scilla, Cannitello stesso, che è oggetto di importanti attività di riqualificazione. Quindi e la nostra presenza, la vostra presenza, rende onore naturalmente ad una città che si sta impegnando tanto in tema infrastrutturale, ma in tante tematiche che naturalmente sulle quali avremo un confronto importante sia con la provincia che con la regione e naturalmente con il comune di Reggio. Il sindaco Falcomatà è già diverse volte che è venuto a Villa, noi siamo veramente soddisfatti di questa attività e di questa concertazione, di questa sinergia che è sicuramente foriero di successi per le nostre amministrazioni comunali in un momento particolarmente difficile, in cui è particolarmente difficile fare il sindaco. Io volevo farvi anche complimenti per questo panorama meraviglioso che stiamo guardando con un po' di sospetto perché ci sono degli strani fulmini, ma ci dicono, e cogliamo l'occasione anche per ringraziarlo, il nostro Aldo Boccaccio che ci ha aiutato a intrattenere i relatori. Ci dicono che non dovrebbe esserci problema fino a questa notte, che non dovrebbe esserci problema nemmeno domani, quindi noi ci affidiamo ai pescatori, soprattutto ad Aldo Boccaccio, che ringraziamo tantissimo. Allora, entriamo a palla nel tema della serata. Dico ai politici che qua abbiamo due professori, state attenti che vi bacchettano. Ho avuto il piacere di parlare molto con la professoressa Moraci, è davvero una donna straordinaria, oltre che una persona molto preparata, altrettanto il professor Visconti. Però volevo partire dal tema della serata. Calabria exit o restart, le ragioni per rialzare la testa. Noi abbiamo giocato un poco con questa terminologia, c'era il Grexit, no? L'uscita. Noi consideriamo la Calabria una regione che sta al di fuori al momento da quelle che sono le opportunità italiane, europee e internazionali. Ci sono delle motivazioni. Ora, voi avete sentito il famigerato rapporto Svimez. Ecco, la Svimez è un'associazione senza fini di lucro, perché bisogna sempre specificarla, per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Loro hanno nello statuto il fatto di ogni anno di presentare un rapporto. Ecco, la differenza tra il rapporto di quest'anno e il rapporto degli anni scorsi, poi mi correggerete se non condividete questa opinione, è che quest'anno qualche bravo giornalista ha tirato fuori la notizia.
nel senso che i dati sono sempre quelli, no, però qualche bravo giornalista ha cominciato a ammettere che il sud cresce, è cresciuto meno della Grecia, era una cosa che sapevamo, che la Calabria è la regione più povera d'Italia, con un reddito, con un PIL pro capite di 15.817 euro giù di lì. In realtà, e faccio la prima domanda a Nicola Irto, non a caso, perché poi vi spiegherò perché, in realtà le affinità tra Mezzogiorno d'Italia e Grecia mi sembrano più quella di una classe dirigente che tende a autoassolversi, no? A dare, diciamo, la responsabilità dei propri guai agli altri, a fattori esterni, piuttosto che alle proprie decisioni. Tu questo punto l'hai centrato molto, perché il primo commento al rapporto Svimez è: va bene le responsabilità del governo centrale, però ci sono anche le nostre. Sì, intanto buonasera, grazie per l'invito, per l'iniziativa che state portando avanti, che continuerà, mi pare, tutto agosto, insomma. Quindi complimenti. Ci fermiamo prima. Vabbè, comunque. Poi torneremo a Scilla con Scilla in passerella. No, la domanda è pertinente del momento, diciamo, non si parla di altro. Il rapporto Svimez ha un po' fotografato, a chi probabilmente non si è mai occupato delle questioni dello sviluppo al sud, sembra quasi una novità. La verità è che probabilmente noi sappiamo la situazione di debolezza in cui vive il Mezzogiorno, in cui vive la Calabria. Io penso che il dato più importante che il rapporto Svimez fotografa è quello di una regione, di un Mezzogiorno e di una regione Calabria che consuma più di quello che produce, e questo credo sia il punto centrale di una discussione sul sud e sulla Calabria. La cosa che non mi convince è sicuramente quel paragone che tu dicevi bene con la Grecia. Intanto, come veniva bene riportato in un articolo del Sole 24 Ore di ieri, non c'è alcun segnale specifico che ci dimostri che la Calabria e il Mezzogiorno si siano, diciamo, siano più indietro della Grecia, si siano sviluppate meno della Grecia. Potremmo fare altri gradi di paragone tra la Calabria e la Grecia, semmai una burocrazia purtroppo lenta e a tratti anche inefficace, inadatta. Questo è un paragone che secondo me si potrebbe supportare, diciamo, tra il Mezzogiorno d'Italia e la Grecia, sul fatto di un'abbondante e consistente corruzione che esiste nella classe politica e non solo, ma anche e soprattutto nella parte, in parte, della burocrazia degli enti del Mezzogiorno ed anche della Grecia. Però è chiaro che la discussione sui dati Svimez ci dovrebbe portare a una riflessione più ampia. Io l'ho detto quando intervistato dall'Unità, immagino tu ti riferissi a quella, dice lei cosa pensa rispetto a quello che ha detto Saviano. Io rispetto Saviano, ma non è che Saviano è la bocca della verità. Saviano esprime un giudizio secondo me parzialmente rispettabile, perché non si può dire oggi il Sud è in queste condizioni, il Sud non si sviluppa, il Sud non ha un progetto di sviluppo, perché la responsabilità è dei governi nazionali. Noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni sicuramente dei governi nazionali che non hanno puntato allo sviluppo del Mezzogiorno, ma questo non vuol dire assolvere le classi politiche della Calabria e del Mezzogiorno, perché facciamo un errore storico e facciamo un errore intanto a noi stessi e ai nostri concittadini. Noi dobbiamo fotografare il fatto che abbiamo una responsabilità, la classe dirigente regionale di questa regione, in particolar modo il fallimento degli ultimi 20 anni di governo regionale ha portato a una condizione di questo tipo, a cui si somma anche le mancate politiche nazionali di investimento sul sud. E in questo caso noi abbiamo ora una straordinaria occasione, che è quella di dire: il governo regionale, di cui dovremo assumerci la responsabilità del successo, del fallimento in questa regione, dovrà dire: andiamo a Roma come in passato col cappello in mano a chiedere uno strapuntino, un qualcosa, oppure chiediamo un progetto complessivo di sviluppo del meridione che parte da sud e dalla Calabria, cioè partendo dalle positività e dalle eccellenze, dalle straordinarie eccellenze che questa regione ha e che troppo spesso non sono state esaltate o a volte proprio volutamente non evidenziate. Ecco, questa è la sfida che abbiamo davanti. Se non altro, poi il rapporto Svimez e lo Svimez non è che ci mette nelle condizioni di dire tante altre cose. Sicuramente però un merito ce l'ha,
e si è tornato a parlare di sud in maniera importante. E in questo caso mi svesto dai panni istituzionali e sono felice che si sia fatta una direzione nazionale del Partito Democratico. Non risolve i problemi, anzi, è stata solo una discussione, non dovranno seguire provvedimenti, però intanto è una discussione che a tutti i livelli viene posta, e viene posta secondo me con il giusto approccio. Cioè, nel passato mi ricordo quando si ponevano le questioni del sud, avveniva che una forza politica, un governo subito diceva faremo questo, faremo quello, e invece al di là di qualche agenzia stampa che ha distorto qualche dichiarazione, nella direzione nazionale del Partito Democratico si è detto parliamo di sud senza demagogia, dobbiamo fare un investimento nel sud, però le classi dirigenti del sud devono avere consapevolezza di qual è lo stato dell'arte in cui vive quei territori ed avere un progetto politico in testa di sviluppo. Infatti Renzi ha detto al sud non mancano i soldi, cioè magari mancano anche quelli, manca la politica, perché poi questa io credo che sia una frase assolutamente condivisibile. Francesco, ho visto bollire un poco, diciamo, quando parli di tematiche del sud, di Svimez, ne parli con passione. Prima quando ci stavamo intrattenendo prima del dibattito, nel fuori onda, vediamo se funziona. Però tu mi hai spiegato alcune cose, no? Perché poi passiamo, ci siamo? Mi hai spiegato il perché alcune cose non funzionano e come in realtà si potrebbe ripartire. Ora, siccome noi abbiamo una visione un po' pessimistica, no? Perché la nostra Calabria, il Mezzogiorno, viene considerato un malato quasi incurabile, in realtà la possibilità di ripartire ci sarebbe unendo competenza, conoscenza a quelli che sono le stanze dei bottoni. Certamente la situazione direi che è molto complessa, però non è nuova, cioè non mi scuote più di tanto il rapporto Svimez, mi scuote più il fatto che siamo arrivati troppo tardi a renderci conto che il Sud ha bisogno di un doppio progetto, quindi una regia nazionale che funziona su un sistema di incoerenze dal punto di vista delle riforme e degli effetti che queste producono, è un progetto Sud concreto. Io sono d'accordo con quello che diceva Irto poc'anzi, cioè lo shock di struttura e il cambio di dirigenza. Cioè quello è sicuramente un elemento che aiuta, uno dei tanti elementi. Abbiamo un problema che è la responsabilità. Secondo me è tempo di essere responsabili, perché non c'è più tempo. Io non mi preoccupo di essere paragonata alla Grecia, la cosa che mi preoccupa è pensare che sia italiana, anzi che sia europea. Quindi ci si è resi conto che tutte le manovre che possono essere fatte a livello nazionale, se c'è un differenziale che tira verso il basso, che è il sud, il paese non cresce. Quindi il paese cresce se cresce anche il Mezzogiorno d'Italia. E in questa motivazione io ritengo possa esserci una visione diversa del sistema paese. Quindi assenza di visione, di regia, di sistema paese, responsabilità, come dire, di dirigenza politica. Adesso non voglio entrare nel merito purché ci sia una risposta operativa. La terza questione che io invece solleverei è che credo che i soldi si siano spesi male, questi soldi a cui adesso tutti miriamo, i famosi soldi dell'Unione Europea, di cui peraltro facciamo parte e che cofinanziamo al 50%, quindi non possiamo essere indenni dalla modalità di spesa, credo che si sia demandato alla politica europea una politica che invece doveva essere meridionale, di ciò che va bene, cioè non è detto che tutto ciò che vada bene all'Europa vada bene al sud d'Italia, anche se i meccanismi di spesa magari sono uguali e vengono spesi meglio in altri paesi. Ecco, questo è un elemento, quindi abbiamo un gap, uno spazio da assorbire che Francesca, scusami, c'è un problema col tuo microfono, se te lo puoi far dare da vicepresidente. Ok, perfetto. Ok, spero.
sono proprio io allora, che compatibilità. Sì, elettrica, diciamo, quindi troppo, è troppo elettrica. Io ho attraversato lo stretto, ho preso umidità e quindi questo con l'elettricità, insomma. No, che stavo dicendo cose un po' scomode e quindi evidentemente allora c'è un... ci siamo adeguati immediatamente a livello audio. No, no, vabbè, no, non credo che siano... No, stavo scherzando, ovviamente. Certo, certo. Credo che, come dire, non è più tempo di nascondere il sole con la rete. Ecco, ormai siamo arrivati all'osso. E questo, l'essere arrivati all'osso ci obbliga a fare una riflessione estremamente complessa nell'organizzazione di una visione strategica dello sviluppo del Mezzogiorno. Ecco, questo credo sia l'elemento fondamentale. Antonio Viscomi, io ho avuto modo di ascoltare una tua intervista e tu hai usato una metafora secondo me molto suggestiva, che è quella del setaccio. Tu hai detto, alla fine nei momenti di crisi restano solo le cose importanti, un po' come... La usano gli economisti questa metafora. Sì, no. Un po' come il neorealismo italiano, no? De Sica, Rossellini con una telecamera, attori improvvisati crearono i capolavori del cinema. Tu pensi che in questo momento di crisi alla fine noi riusciremo a trattenere in questo setaccio le cose importanti e andare avanti? Ora, io quando ci siamo sentiti la prima volta per telefono, ti ho detto: guarda, non so se farti le mie congratulazioni per la nomina o se darti la mia solidarietà, perché è un incarico difficile in questo momento fare il vicepresidente della regione in una situazione simile. Posso aggiungere, diciamo, interpretando parte dell'opinione pubblica, che finora la regione non ha dato grandi segnali di vivacità, la regione Calabria, e quindi su di voi c'è un'aspettativa, un carico molto importante. Questa Calabria Restart, come la state interpretando e quale chiave state cercando di utilizzare per rimettere in moto la regione? Allora, innanzitutto grazie della solidarietà, che è molto più importante dei complimenti e degli auguri. La situazione è complicatissima, è una situazione difficile, ovviamente siamo in lavoro da 15 giorni, da 2 settimane. Le prime cose che abbiamo fatto credo che abbiano una valenza simbolica più che operativa. La prima cosa che abbiamo deciso come nuova aggiunta è stato il piano anticorruzione. E oggi, qualche ora fa, è stato pubblicato il nuovo sito sull'amministrazione trasparente della Regione Calabria. Queste due cose per noi sono molto importanti, non perché ci consentono di dare trasparenza alla Regione Calabria, ma perché ci consentono di dire ai cittadini calabresi: siate cittadini attivi. Pubblicare le informazioni su un sito non serve per suscitare la curiosità, farmi andare a vedere quanto è pagato Tizio, quanto è pagato Caio. Serve per dare delle informazioni. Per quello serviva il burg, sì. Quello serviva il burg, era sufficiente quello e c'erano persone che lo compulsavano attentamente. Serve per dire ai cittadini: questo stiamo facendo, ragioniamo insieme su che cosa fare. E allora mi verrebbe da dire quasi che la risposta alla domanda è cosa fa la regione dovrebbe essere kennediana. È evidente, non che cosa fa la regione, ma che cosa voi tu fai per la tua comunità. Perché il problema centrale di questa regione, almeno per come io lo vedo, problemi interni e problemi esterni sono tanti, ma il problema centrale è sentirsi parte di una comunità, avere cioè una visione condivisa dello sviluppo. Il problema grosso che noi stiamo affrontando è la parcellizzazione, è la divisione, è la litigiosità di questa regione. È come se fossimo l'uno contro l'altro. Quello che noi dovremmo riscoprire è di avere una storia comune, un destino comune, quello di mettersi insieme e costruire una visione di futuro all'interno della quale inserire i progetti strategici, all'interno della quale inserire un nuovo modo di fare politica. Quindi il problema è che dobbiamo camminare insieme su questa strada. Allora il tentativo che sta facendo la regione è di dire: prendiamo nelle nostre mani il nostro destino, perché lo costruiamo noi, non ci viene dall'Unione Europea, non ci viene dai mercati finanziari. Quelli sono dei vincoli di contesto estremamente significativi da considerare. Ma se non cambiamo il nostro modo di percepire, il nostro essere cittadini, il nostro vivere da cittadini, non è che possiamo fare grandi passi in avanti. E questo non è un dato meramente politico, è un dato economico, perché gli economisti ci insegnano che una possibilità di sviluppo esiste solo
è nella misura in cui il capitale sociale di un determinato territorio è significativo, è forte, è consolidato. Allora quello che noi dovremmo cercare di costruire è un capitale sociale, una fiducia istituzionale, che vuol dire che se qualcuno si rivolge alla regione, la risposta non la deve avere fra 6 anni, la deve avere in un tempo ragionevole, perché se io imprenditore presento un progetto, o ho presentato un progetto nel 2007, e faccio volutamente questo esempio, e la risposta a questo progetto mi viene data nel 2015, è cambiato il mondo dal 2007 al 2015, cioè il mio business plan del 2007 non ha alcun senso oggi. Allora, marciamo insieme, riprendiamoci in mano il nostro destino, ma ognuno faccia il suo dovere, la regione dia la risposta che deve dare in tempo utile, le imprese facciano quello che devono fare, cioè facciano innovazione di processo e di prodotto, perché noi non possiamo continuare a vendere cose che il mercato non riceve, perché a quel punto è chiaro che chiederò l'ausilio dell'intervento pubblico, ma quello è un ausilio che droga il mercato. Allora dobbiamo investire in innovazione e ricerca, c'è tutta una serie di cose che conosciamo benissimo e... l'azione attuale di riformulazione del piano operativo regionale, già elaborato dalla precedente amministrazione, già, come dire, giudicato negativamente con 283 osservazioni da parte della Comunità Europea, in questo periodo, nei prossimi giorni, sarà completato ed è proprio nel piano, nel programma operativo regionale, che ci stanno linee di sviluppo attive su cooperare. Ma queste linee funzionano soltanto se cambia la consapevolezza di ciascuno di noi di essere cittadino e non suddito, di partecipare alla cosa pubblica, perché la cosa pubblica è la cosa di tutti, non mia, tua o di qualcun altro. Se questo non cambia, credo che noi potremo fare pochi passi in avanti. Allora, Giuseppe Falcomatà, allora tu ti trovi bene o male nella stessa situazione. Un comune, vabbè, che esce dalle vicende che conosciamo, ti ritrovi un comune con grandi difficoltà economiche e però con questo grande sogno della città metropolitana, no? Che non si capisce se sia un pennacchio o un'opportunità. Il restart della Calabria può venire anche dallo sviluppo della città metropolitana di Reggio. Come vi state preparando? Come lo stai interpretando? Sì. Intanto buonasera, saluto tutti gli ospiti, vi ringrazio per l'invito e saluto tutto il pubblico. Grazie. C'è proprio la classe, sei molto popolare. Sì, no, forse perché... Tu e Nicola siete i più amati dalle... Sì. Forse perché in 3 giorni sono stato qui più tempo che rispetto a quello che ho passato a Reggio Calabria, perché... Insomma, sabato c'è stata un'iniziativa di Legal Italia per il ricordo, insomma, dell'anniversario della morte del giudice Scopelliti, c'era il ministro Orlando. Ieri siamo stati col sindaco a Campopiale, dove, sul luogo dove è stato compiuto l'omicidio del giudice. Oggi siamo qui, quindi insomma ormai sono quasi figlio adottivo di Cannitello. Io vi chiedo scusa se non potrò fermarmi fino alla fine, ma contestualmente a Pellaro c'è un'altra iniziativa e ed è giusto essere presenti anche lì. Però raccolgo un po' gli spunti che sono stati dati per fare alcune riflessioni. A me non piace l'approccio, tra virgolette, borbonico che si ha rispetto alla questione meridionale, questa questione meridionale 2.0, questa nuova attenzione positiva nei confronti del Sud. Non mi piace l'atteggiamento quasi da sudditi ancora del vecchio regno delle due Sicilie, non mi piace quando ancora leggo da qualche parte o ascolto qualcuno dire il governo centrale ci deve dare qualcosa, il governo centrale ci deve dire cosa vuole fare, il governo centrale deve... Scusa, c'è pure i festeggiamenti, sì, cioè, proprio, stai esagerando come plastica, vai. Deve rendersi conto che esistiamo anche noi. Non mi piace questo atteggiamento da vittimismo o da quel retaggio, insomma, di chi è stato sotto una corona per tanti anni e ancora quasi vuole sentirsi sotto la tutela di qualcuno o di qualcosa. Perché senza infingimenti è bene che noi ci diciamo una cosa, che è l'Italia ad avere bisogno del Sud e non viceversa. Non è uno spot, non è una frase campata in aria, basti pensare a
quello che c'è qui e non c'è altrove, e l'Italia ad avere bisogno del Sud per la tradizione del Sud, per la sua storia, per la sua cultura, per le sue bellezze, per il suo patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico, botanico, paesaggistico, per le sue unicità. E l'Italia deve avere bisogno del Sud perché, forse non tutti sanno, che qualche secolo fa queste terre, questi territori, furono governate da un re mitologico, la cui storia si confonde tra mito e leggenda, re Italo, un re saggio, un re comprensivo, un re lungimirante, che governò così bene che alla sua morte i sudditi decisero di darsi il nome di Itali, e da qui poi il nome di Italia che tutti conosciamo. Quindi è importante sapere questo, perché non bisogna approcciarsi a questa nuova questione meridionale sentendosi quasi in difetto, sentendo una sorta di timore reverenziale nei confronti sia delle altre città sia del governo centrale, perché proprio a proposito di città metropolitana è un orgoglio per noi, per i 97 comuni della città metropolitana, e allo stesso tempo una responsabilità essere tra le uniche 10 città metropolitane del nostro paese. E questo non è un pennacchio. Questo significa che facciamo parte di quel 40% di prodotto interno lordo senza del quale l'Italia è destinata a fallire. Quindi più che Calabria Exit, forse sarebbe Italia Exit, se noi non ci rendiamo conto che ormai Reggio Calabria, città metropolitana, con tutti i suoi 97 comuni, non sta più fuori dalla finestra a guardare cosa succede. Non sta più seduta fuori dalla porta all'interno delle cui stanze ci sono i tavoli istituzionali che decidono cosa dover fare, dove, come e quando. Reggio Calabria siede in quei tavoli istituzionali, partecipa a questi processi decisionali, e quindi se non ci rendiamo conto della grandezza e dell'opportunità, forse l'ultima opportunità, allora abbiamo perso l'ultima occasione che ci viene data. E anche su questa nuova questione meridionale, io sono contento che ci sia una nuova attenzione positiva. Mi aggiungo anch'io al coro di chi dice che non era necessario il rapporto Svimez per conoscere questi dati, perché i dati del rapporto Svimez, e chi è sindaco come me lo sa, sono scritti nelle storie e nei volti dei concittadini che noi incontriamo ogni giorno. Noi la conosciamo qual è la sofferenza dei cittadini, noi conosciamo quali sono i bisogni dei cittadini. Allora è bene parlarne adesso, è bene parlare di questa questione meridionale che per tanti anni è stata soppiantata dall'altra questione, dalla questione settentrionale, e anche questo quello di cui bisogna parlare. Ora c'è una nuova attenzione. Per tanti anni il meridione è stato visto quasi soltanto come criminalità organizzata, come il peggiore dei mali del paese, perché vedere il meridione come il male assoluto del paese significava risolvere il problema. Ora la questione torna a galla, sostanzialmente per due motivi: per una crisi economica che ancora, nonostante i dati inizino a essere non più con il segno meno, ancora è evidente, ed evidente soprattutto al sud, perché essendo arrivata dopo è chiaro che andrà via dopo. Ma è una questione meridionale nuovamente al centro del dibattito politico, perché finalmente, aggiungerei, si è preso coscienza del fatto che alcuni fenomeni non hanno più soltanto valenza locale. Se la regione Piemonte è alle prese anch'essa con il dissesto, allora forse il tema dei costi della politica non è un problema soltanto al sud. Se la gestione allegra degli appalti in regioni del sud, che notoriamente sono riconosciute come regioni meno virtuose rispetto a quelle del nord, impallidisce rispetto a quelli che sono gli scandali del MOSE o gli scandali conseguenti alla ricostruzione dell'Abruzzo.
Se finalmente, dati alla mano, indagini alla mano e sentenze alla mano, riusciamo a renderci conto del fatto che l'andrangheta esiste a Reggio Calabria così come esiste a Milano, che la mafia esiste a Palermo così come esiste a Roma, allora ne consegue che non esiste una parte di paese che sia antropologicamente diversa dall'altra e che la corruzione, il malaffare e la criminalità aumentano se la politica perde il suo ruolo di governo dei processi decisionali e democratici che ci sono nel paese. Giuseppe, ora no, ti volevo aggiungere, insomma, Saviano, tra le tante cose che aveva detto, che la mafia la mafia scappa dal sud. Aggiungerei magari, però insomma, noi lo sappiamo che non è così. Il punto è rendere impermeabile le nostre amministrazioni a quelle che sono gli interessi delle cosche criminali. Però vorrei sviluppare questo ragionamento, se no non ci rendiamo conto del punto dal quale bisogna partire. Lo Svimez parla di desertificazione, ci dice che tra 40 anni probabilmente andranno via quasi 4 milioni di persone dal mezzogiorno, ma c'è una desertificazione che è già in atto, la desertificazione dei principi di cittadinanza. Qui noi oggi abbiamo in atto una lesione certificata dei principi di cittadinanza che differenziano il nord rispetto al sud. Pensate ad esempio ai livelli essenziali di assistenza, pensate ai livelli delle prestazioni socioassistenziali che ormai siamo abituati a ragionare per sigle, i LEA e i LIVEAS. Chi riesce oggi a garantire questi livelli di prestazioni minime? Però a fronte di una difficoltà a garantire queste prestazioni siamo di fronte a un ordinamento che ci fa pagare costi uguali per prestazioni che invece sono diseguali. E allora, se anche i diritti sociali degradano a diritti geografici, evidentemente c'è qualcosa che non va. Quindi ben venga quello che ha detto il ministro Guidi sul piano per il sud, non tanto per la portata economica dell'investimento che si va a fare, ma perché, come diceva la professoressa Moraci, si inizia a tener conto che esistono dei differenziali di sviluppo dai quali dover partire e finalmente c'è una progettazione, cosa che non c'è stata fino a questi anni, perché in questi anni, che se ne dica, il sud è stato il bancomat delle politiche economiche del paese. Anche per il mancato utilizzo dei fondi comunitari, noi oggi ci troviamo ad aver finanziato con quei fondi comunitari cose storiche che sono successe in questi anni, penso alle quote latte, penso alla cassa integrazione in deroga. Allora, e concludo, è chiaro e siamo contenti che serve un investimento nelle infrastrutture dal quale ripartire, perché se l'alta velocità si ferma a Salerno, come qualcuno si era fermato a Eboli, non ci perde la Calabria, ci perde la credibilità di un paese. Se ancora ragioniamo e non concludiamo il percorso che porta alla realizzazione della ZES a Gioia Tauro, è l'Italia che perde un'occasione di sviluppo e non soltanto il porto di Gioia Tauro. Se non procediamo con l'ammodernamento della statale ionica 106, con la prosecuzione dell'autostrada, è la fotografia di un'Italia che va a due velocità. Ho finito. No, no, sei bravo, perché siccome te ne deve andare, ti stai prendendo tutto il tempo. Accanto a questo, però, abbiamo bisogno di un investimento sulle risorse umane. Se è vero che la politica in passato non ha dimostrato quello che doveva dimostrare, noi non possiamo portare la giustificazione per quello che è successo in passato. Irto diceva bene, non andiamo a Roma con il cappello in mano, non chiediamo finanziamenti a pioggia, ma siamo noi a dire qual è la nostra visione di sviluppo del paese, siamo noi a portare il disegno di sviluppo della città e del territorio, quindi chiediamo soltanto gli strumenti. La scommessa sul sud è anche e forse soprattutto una scommessa sugli amministratori del sud. Le politiche pubbliche vanno disegnate, condivise, eventualmente corrette anche a livello territoriale, perché la capacità della politica si dimostra dalla capacità di dare risposte ed effetti concreti e positivi sul territorio. Questo è, a mio avviso, il ragionamento dal quale dobbiamo partire. Grazie. Peppe Raffa, allora,
datemi aspetto che metto un po' di pepe, che sennò sembra un'assemblea del PD, siamo tutti d'accordo, poi... No, scherzo ovviamente, no, l'assemblea del PD è incasinata, no, cioè il contrario, CCR, d'accordo sarebbe, no. Allora, noi quando abbiamo iniziato a proporre questa serata, abbiamo individuato quattro punti che secondo me sono poi, secondo noi sono i punti di debolezza assoluta della nostra regione, che sono ovviamente il gap infrastrutturale e tecnologico, e mi spiegava prima la professoressa anche strutturale, poi ne parleremo, l'assoluta inadeguatezza della classe dirigente nel suo complesso e della classe politica in particolare, la presenza di una forte criminalità organizzata e di un'amministrazione pubblica spesso corrotta e inefficiente, e poi la scarsa credibilità di cui godono la Calabria e i calabresi in seguito all'impatto negativo dei media sull'opinione pubblica nazionale e anche internazionale. Ora vorrei che, seguendo un po' di questo filo, mi dicessi se ti hanno convinto le cose che hanno detto finora gli altri relatori, e se condividi, diciamo, questi quattro punti base di partenza. Sì, buonasera. No, più che, diciamo, essere espressione di una controparte, io ho troppo rispetto per il ruolo istituzionale che ricopro e ritengo che comunque chi rappresenta le istituzioni debba in qualche modo assumere un atteggiamento che sia al di sopra delle logiche dell'appartenenza. Questo però non mi sottrae dal fare un'analisi, che è l'analisi di chi da tanti anni vive, diciamo, l'amministrazione sul territorio, e penso non ci fosse stato bisogno neanche dei dati Istat o Svimez o CNA di Mestre per capire qual è la nostra realtà. La nostra realtà la conosciamo bene perché abbiamo il contatto con la gente, abbiamo il contatto con i sindaci, e il dramma che forse si vive il cittadino quotidianamente non è stato sufficientemente esposto dai dati Svimez. Questa è la mia visione. Non è una visione pessimistica, è il frutto di un'analisi che spesso facciamo quotidiana, ed è bastato un cinguettio di Roberto Saviano che, per quanto autorevole, come veniva detto prima, ha suscitato la reazione di un premier che ha definito questa sua presa di posizione di piagnisteo. Ora, io capisco che Roberto Saviano, sicuramente dalla sua statura culturale, anche dalle sue conoscenze delle dinamiche territoriali che vivono al sud, sia abbastanza autorevole, ma dico io, ma tutte le comunicazioni che tanti sindaci, che tante assemblee abbiamo fatto, che tante diciamo missioni abbiamo fatte a Roma nella speranza di essere ascoltati e soprattutto di portare avanti quello che veniva detto prima, la nostra visione di sviluppo del sud, perché non hanno trovato ascolto nelle stanze in cui queste decisioni dovevano essere fatte? Questo è un dato che è uno dei primi dati allarmanti. La nostra classe politica non è una classe politica, diciamo, molto ascoltata, per quello che mi riguarda. Poi può darsi che i fatti mi smentiranno, però ad oggi io noto che non c'è questa attenzione che doveva esserci, e non parlo dell'ultimo governo, parlo dei vari governi che si sono succeduti, e quindi non è un fatto neanche di impostazione politica, è una visione di crescita di una nazione in cui il sud è stato considerato una palla al piede per la crescita della nazione, e il nord doveva rappresentare la locomotiva dell'Italia per trainarci in questo, diciamo, in questo sviluppo. Ora, noi sicuramente non vogliamo piangere dietro le porte e pietire un qualcosa. Noi abbiamo una visione di crescita di questo territorio che è fatta soprattutto da esigenze che sono vitali. Io leggevo proprio oggi, prima di venire qua, per documentarmi un po', anche se, insomma, dicevo prima, i dati li conosciamo, le Ferrovie dello Stato, che è un ente dello Stato, appunto Ferrovie dello Stato, e che deve garantire un servizio di interesse generale in cui, diciamo, la solidarietà verso territori svantaggiati come il nostro deve essere il primo punto rispetto alle politiche di sviluppo, investe l'88% al nord e il 12% al sud. Questa la dice lunga su quella che è la nostra fotografia. E se poi su questo chi, come Renzi, dice portiamo l'alta velocità a Reggio Calabria, per essere poi subito dopo corretto da Del Rio, che forse fatti i conti dice noi i soldi non ce l'abbiamo per poter mantenere questi impegni, e 5 quindi, miliardi ogni 20 chilometri, e quindi voi immaginate che qua siamo da una parte, diciamo, presi in giro da voli pindarici in cui si vuole dare una risposta ma non ci sono poi le condizioni per farlo. Ma dico io, perché non ci preoccupiamo di partire dal basso e soprattutto garantire ai sindaci l'erogazione dei servizi, che è il primo punto sul quale
io noto che c'è una grossa difficoltà. I sindaci non riescono a chiudere i bilanci come non riusciamo a chiuderli noi. Noi quest'anno ci siamo salvati perché abbiamo fatto una politica di razionalizzazione delle spese, tagliando tutti i fitti che abbiamo sul territorio, attuando una politica di esodo anti-Fornero, poi ritornerò anche sulla Fornero e sul Job Act, di cui tanto ci siamo riempiti la bocca e sul quale devo dire che c'è una, diciamo, una visione totalmente divergente. Cosa ha prodotto il Job Act per noi? Questo io domando. Qualcuno, insomma, dei nostri ascoltatori può darsi, insomma, che ha trovato suo figlio lavoro in più rispetto a quello che c'era prima. Questi sono i dati. Secondo me no, assolutamente. Ed è confermato dagli studi che sono stati fatti. Il Job Act non ha prodotto effetti positivi sull'occupazione. E se non li ha prodotti il Job Act, il quale abbiamo tanto sbandierato, e abbiamo subito rinnegato la Fornero che aveva fatto un percorso di esodo del personale che è stato veramente lacrime e sangue, oltre le sue lacrime, e lo è ancora per tanti dipendenti, voi immaginate che non c'è una visione strategica di crescita del territorio. Sono i famosi slogan che servono a aumentare il consenso, come gli 80 euro. Gli 80 euro dati prima delle elezioni europee, non me ne vogliono i miei amici perché sanno che io li stimo sotto il profilo personale e naturalmente condivido il loro percorso, anzi io ho molta fiducia nel governo Oliverio e lo dico fuori da quelle che potrebbero essere le logiche, perché vedo che c'è un'attenzione a quelle che sono le dinamiche e le esigenze territoriali. Però da questo, e capisco anche le difficoltà che hanno e che ha Mario Oliverio nel farsi ascoltare sotto il profilo della sanità, ad esempio, ma apriremo un altro filone e ci perderemo, perché è chiaro che le scelte che sono state fatte, che pure in qualche modo pilotato, non so da chi, cerca di imporre alla Calabria, sono scelte assolutamente lontane da qualsiasi logica, perché hanno chiuso l'ospedale di Scilla, stanno chiudendo l'ospedale di Merito, hanno potenziato l'ospedale di Reggio Calabria, di fatto il servizio è assolutamente scadente. Quindi qual è la strategia verso la quale tu chiudi un ospedale per creare disagi? Perché poi voi sapete, il punto nascita di Merito era uno dei punti di eccellenza. Chiudendo il punto nascita di Merito ci troviamo con non so quanti migliaia di parti all'ospedale di Reggio Calabria con l'incapacità a gestirli, ci troviamo con le barelle nei reparti di medicina. Quindi allora dico, se c'è una razionalizzazione del sistema sanitario bisogna farlo con un criterio che deve avere come primo obiettivo l'esigenza del cittadino, in questo caso un cittadino debole perché è un cittadino paziente. Io questi segnali mi aspetto e sono certo che questa amministrazione regionale farà di tutto affinché ci sia un'inversione di tendenza rispetto a questi che sono dati veramente allarmanti. L'altro dato positivo, e ho concluso, io pure, insomma, in questa visione negativa ci sono dei segnali positivi. Uno di questi, secondo me, è Francesco Morace. Ora, lei sa che io non faccio plagieria, però la scelta di mettere all'interno del CDA una personalità del Sud che ha studiato, diciamo, molto sotto i profili del trasporto, della logistica, della crescita del territorio, e metterla in un posto strategico, si cominciano a vedere già i primi effetti positivi. Quindi al di là delle logiche di lottizzazione che stanno governando altri enti, RAI fra virgolette, sul CDA dell'ANAS mi consentire di dire che c'è stata fatta una scelta che in qualche modo va a vantaggio del nostro territorio, perché già mi diceva Francesco che ha risolto il problema degli svincoli di Messina, questo gli fa naturalmente onore. Sull'altro argomento importante che è l'ammodernamento della Campo Calabro Reggio Calabria, sulla quale io non so, le corsie preferenziali che la Francesca l'ANAS li faccia sull'autostrada. Qua il territorio ce lo gestiamo noi che siamo i referenti istituzionali e pretendiamo rispetto, perché da ANAS abbiamo subito 25 anni di angherie. I nostri giovani sono cresciuti nelle file sull'autostrada, quindi questo non è più possibile. Io ti ringrazio perché sei stata sensibile nel ricevere il nostro grido d'allarme e nel essere ascoltati, e questo ascolto va soprattutto a vantaggio degli amministratori che da questo ammodernamento subiranno disagi così come i cittadini. Quindi questo per me è un'inversione di tendenza concreta. Io voglio aspettarmi segnali concreti, perché il problema non può essere solo il problema del PD che ragiona in una direzione nazionale. Il problema del Sud è il problema di un governo che deve cominciare a dare segnali concreti. La ZES è uno di questi. L'Omega, che tanto si è sbandierata come privatizzazione vantaggiosa, io mi aspetto di vedere risultati positivi. Questo ormai il cittadino è peggio di San Tommaso, se non tocca non crede. Ormai è finita l'illusione di poter in qualche modo annunciare un qualcosa che poi non si realizza. Comunque, e questa è la mia considerazione. Salutiamo Giuseppe Falcomatà che deve andare
credo un'altra iniziativa. Un applauso. Però prego i suoi fan di non andarsene, visto che abbiamo resistito finora al vento e quindi stiamo qua. Francesca, tu sei stata chiamata in causa sia per le sollecitazioni di Peppe Raffa, sia per una curiosità. Ma questa storia dell'alta velocità, poi è un po' ridimensionata, è una boutade, è una cosa reale, e ce la puoi spiegare anche tecnicamente, però da un punto di, ovviamente con una terminologia semplice, perché sai, io non sono né un ingegnere né un economista. Se poi entro nel merito della questione ANAS, che ovviamente sulla quale sono stata istituzionalmente sollecitata. Beh, allora, la questione funziona così. Se noi non abbiamo l'alta velocità e l'alta capacità, quindi la mobilità di merci e persone adeguata ai parametri nazionali ed europei, prima o poi restiamo fuori dall'Italia e dall'Europa. Quindi questa è la condizione. E se non abbiamo questi due parametri adeguati agli standard, ovviamente tecnici, della rete e dei vettori, quindi binari e treni, ovviamente restiamo fuori in quel sistema di mobilità che, guarda caso, è stato anche una parte preponderante dell'articolo 29 dello Sblocca Italia, mobilità di merci e di persone, che ha riguardato il piano della portualità e della logistica. I porti sono connessi in Italia e nel resto del mondo a delle città importanti, molte volte queste città sono anche metropolitane, ciò che voglio dire è un effetto domino. O noi teniamo insieme le fila di tutte queste questioni, città metropolitane, porti, alta velocità, mobilità, oppure noi, se ce ne perdiamo un pezzo, abbiamo fatto una guerra per nulla. Perché dico questo? Credo di essere stata estremamente sintetica e poco tecnica, però il concetto è quindi: se Reggio non ha una dotazione infrastrutturale e di servizio tale da poter competere in termini, come dire, di mobilità o di efficienza dei servizi col resto del paese e col resto delle città europee metropolitane, non arriverà ad avere quelle precondizioni che le consentono di poter accedere a un passaggio successivo. Quindi il passaggio successivo qual è? Pensare che siamo già al 2050. Se noi pensiamo che siamo al 2015 e che quindi ci muoviamo verso il 2030, che è il limite con cui costruiamo una visione strategica di pianificazione, bene, noi abbiamo già perso. Perché? Perché, e arrivo alla seconda parte della questione, perché già l'Europa si è ben attrezzata per treni merci di 750 metri o 1500 metri e treni passeggeri, treni che hanno una modalità, come dire, tecnica tale nelle reti che ovviamente li connettono al grande spazio europeo, che è il grande spazio delle reti e che unisce i grandi porti e le grandi città europee. Quindi se noi oggi investiamo in qualcosa che tecnicamente non è adeguata al target 2050 dell'Europa, al 2049 diremo ciò che stiamo dicendo oggi per tutte le infrastrutture che non abbiamo fatto in passato. Investire in infrastrutture, ma con una logica di qualità e di efficienza, e investire in infrastrutture con una logica anche di ricerca e innovazione, è ciò che negli Stati Uniti, dopo la grande crisi che noi stiamo ancora vivendo, ha fatto aumentare il PIL del 5%. Ecco, quindi queste sono le grandi questioni che noi dobbiamo risolvere. Il gap quindi strutturale e infrastrutturale che abbiamo, strutturale mi riferisco al discorso che facevi tu poc'anzi del capitale umano, che è il grande fattore di
come dire, il grande deterrente al cambiamento. Io lo chiamo un fattore di contrometropolizzazione, perché o noi cominciamo a pensare che dobbiamo puntare, sacrificando anche qualcosa di nostro, per un bene comune, che è un bene della comunità, del territorio, della coesione, di fare sistema, adesso vediamo o noi avremo perso questa partita. La questione quindi fondamentale è: se noi non colleghiamo Gioia Tauro con l'alta velocità e l'alta capacità, Gioia Tauro non sarà mai un transhipment adeguato, ovviamente con l'apertura ZES Gateway dietro, nonostante i 2 treni merci, 4 treni merci o quant'altro. Reggio Calabria non sarà mai una città metropolitana che possa competere con Parigi Le Havre. Allora, seconda questione, ci interessa o non ci interessa competere in questi termini? Qual è la nostra visione di sviluppo? Perché noi potremmo anche avere un'altra visione di sviluppo. Quindi prima di tutto dobbiamo metterci d'accordo su quali sono i nostri orizzonti 2030 e 2050, qual è la nostra visione di città, di territorio, di sistema, di cittadini del mondo, di università, di cultura, di accessibilità alle risorse, di tipo di turismo. Detto questo, dobbiamo capire qual è il sistema infrastrutturale con cui noi, che paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini e ovviamente italiani, però non abbiamo la dotazione in termini di efficienza di infrastrutture. Quindi qualsiasi discorso è un discorso, come dire, per metterci un tampone, un contentino. Peraltro gli investimenti a cui faceva riferimento il presidente Raffa sono dati certi, ma guardate, non c'è bisogno di andare a guardare alla Svimez, insomma, voglio dire, sono dati correnti. E la ferrovia investe dal 12 al 15%, e ANAS investe il 70% al sud. Quindi, voglio dire, forse qualche acciacco di strada ce l'abbiamo, per carità, forse sarebbe ora che pagassimo tariffe e pedaggi, perché abbiamo un piano che riguarda la manutenzione straordinaria, che è il nuovo piano triennale, il contratto di programma che ha fatto ANAS, un programma poliennale per la prima volta, un programma che prevede metà degli investimenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria, perché oltre alla questione frane e dissesto c'è un deterioramento delle infrastrutture dovute alla vetustà sia dei materiali che all'usura, e ovviamente questo comporta spese e manutenzione, che pensare anche a completamento di nuova progettazione, ultimo miglio in caso di porti, entrata nei corridoi, ma anche ovviamente un sistema di efficienza di rete, connessa, perché anche noi lavoriamo su un'economia di scala, più la rete è connessa, più ne abbiamo la gestione totale, ovviamente meglio è per l'azienda. Quindi, come dire, sono tutte questioni che vanno affrontate con un orizzonte comune e con una modalità di presa sui problemi, di cui alcune scelte fondamentali vanno fatte. Quindi, che cosa noi vogliamo? L'altra questione, secondo me, e poi voglio dire, magari passo la parola, è che la vera svolta sta nelle istituzioni intelligenti, capaci, perché una delle questioni che noi dobbiamo conquistare è avere delle istituzioni, c'è stato un riferimento molto chiaro prima, efficienti. Non si può perdere tempo. Io ho suggerito alcune norme, sia in legge di stabilità che sul pacchetto sud, che riguardano i tempi. Se un'amministrazione comunale in 5 anni non riesce a chiudere un piano regolatore, andrà sostituita, perché non è pensabile che uno strumento urbanistico che fa riferimento a fondi di natura comunitaria che hanno un orizzonte di 6 anni ci metta 20 anni, 15 anni, 30 anni, è troppo vecchio, è inutile. Nel frattempo ci sarà stata un'illegalità, ci sarà stata una assenza totale di regole, di certezze. Se noi non diamo tempi, regole certe, nessun investitore verrà in Italia, né tantomeno al sud. Quindi, come dire, è un'idea, è un pacchetto molto complesso che va portato avanti in mille sfaccettature. Sandro, posso sottolineare... No, sottolineare... La domanda era per te, poi. La domanda? No.
vabbè, no, a me interessa da sottolineare del discorso di Francesca questa sottolineatura 2030-2050. Vorrei che fosse chiaro questa questione, perché noi siamo così sommersi dalle emergenze che spesso non riusciamo a pensare a distanza, non a programmare, proprio a chiudere gli occhi e sognare come vogliamo questa nostra regione da qui a 10, 20, 30, 40 anni, perché in Europa pensano con pensiero lungo, si arriva al 2050, se proprio c'è un limite nel meridionalismo degli ultimi 20, 30, 40 anni in questa regione, è che non ha avuto un pensiero lungo. Il ciclo elettorale non coincide con gli altri cicli dell'esistenza umana. Allora la vera novità è ricambiare i cicli, capire che noi dobbiamo avere una capacità di sognare, una capacità di visione, una capacità progettuale e ovviamente una capacità esecutiva, ma questo pensiero lungo ci manca. Io vorrei chiedere al politico medio calabrese, di qualunque posizione, di chiudere gli occhi e di dirmi come immagini questa regione nel 2050. Io credo di avere come risposta il silenzio, perché la prima risposta che si ha è la piazzetta lì, la mattonella lì, l'ombrellone sulla spiaggia, cioè risposte immediate, piccole, che hanno costituito la crisi del finanziamento comunitario, perché noi abbiamo miriadi di microprogetti sui finanziamenti comunitari, non siamo riusciti a costruire degli attrattori di sviluppo seri. Quindi questo è il primo punto, avere un pensiero lungo nella progettazione. E questo si collega però ai tempi di risposta, che devono essere brevi. Allora, a giorni presenteremo il piano anticorruzione della Regione Calabria. Una delle misure che abbiamo introdotte, il piano anticorruzione rispecchia diciamo il piano nazionale, ma abbiamo introdotto delle cose specifiche per la nostra regione, è il monitoraggio dei tempi di gara. C'è un problema in questa regione, che è lo svolgimento della gara, la corruzione, è stato detto e così via, ma c'è un problema ancora più importante ed è il tempo di svolgimento di una gara. Una gara che inizia il giorno 1 e finisce non si sa quando, con tutto ciò che ne consegue. Allora, nel piano anticorruzione, che è vincolante proprio per la caratteristica del piano, è stato introdotto un meccanismo, è stato previsto un meccanismo informatico molto semplice, la cosa più semplice di questo mondo, per cui online ci deve essere la gara, la data di scadenza, la nomina della commissione, il RUP, il responsabile, la data del primo verbale, la data del secondo, la data del terzo e così via fino alla fine. Se passa un lasso di tempo superiore a 30 giorni fra l'una e l'altra iniziativa monitorata, allora scatta automaticamente un allarme che va al sistema dell'anticorruzione regionale, se necessario nazionale, ma che attiva anche i poteri sostitutivi del dirigente. Perché dico questo? Perché credo che questo sia un punto per iniziare a far cambiare le cose, e si collega ad un'altra questione. Vogliamo discutere chiaramente sul nostro futuro? Beh, allora, noi siamo 409 comuni. La futura città metropolitana istituita, costituenda, non saprei come definirla tecnicamente in questo momento, di Reggio Calabria, 97 comuni. Su 409 comuni calabresi, 223 hanno meno di 3.000 abitanti. Ditemi voi se è sopportabile dal punto di vista economico, dell'efficienza amministrativa, dei livelli di democrazia e non di infiltrazione mafiosa, se è sopportabile avere un sistema amministrativo così borbonico, in senso negativo ma proprio nel senso più brutto del termine, anzi un sistema bizantino più che borbonico. Oggi non è più sostenibile questo meccanismo. Allora, vogliamo fare un discorso chiaro di conurbazione, di unione, di reti dei comuni? Vogliamo ripensare il nostro sistema amministrativo? Allora, vogliamo sederci intorno a un tavolo e non aspettare l'Unione Europea, Roma, la riunione del PD e dire ma che futuro vogliamo costruire? Perché con 409 comuni non andiamo da nessuna parte, perché più della metà ha meno di 3.000 abitanti. Guardate, io sono nato in un comune di 1.000 abitanti. Nel mio comune c'è ancora l'albero della libertà che ricorda il decennio francese. C'è un albero in piazza che è una tradizione che risale al decennio murattiano, al decennio francese, a tutto ciò che ha portato di libertà in questa regione e di problemi vari in questa regione. Io ci tengo alla mia comunità e ci tengo molto al mio albero in piazza. Ma una cosa è la comunità locale, altra cosa è l'amministrazione locale. Tutelare la comunità locale non vuol dire avere necessariamente un'amministrazione locale, bisogna trovare nuovi modi di ragionare con le amministrazioni locali, nuove modalità di erogare i servizi. E allora consentitemi pure di dire che una delle prime cose che ha fatto questa nuova giunta è liquidare Calabria Etica, avete seguito tutto lo scandalo di Calabria Etica, ma non per il fatto di liquidare Calabria Etica, per il fatto di dire che le politiche sociali le devono svolgere gli enti territoriali, i comuni,
che sono quelli più a diretto contatto col disagio sociale, ma non il comune come noi lo intendiamo, lo abbiamo inteso finora, ma un comune rinnovato, un comune che sia informatizzato, un comune che sia messo in rete. Allora, questi due meccanismi, il 2030 e il 2050, la capacità di innovare sul piano dell'amministrazione, sia sul piano dei tempi, sia sul piano dell'organizzazione, sono la sfida reale che noi ci stiamo giocando in questo periodo. Perché se noi continuiamo a parlare di fondi comunitari da spendere, di milioni da spendere, di infrastrutturazione, e poi abbiamo il problema che se devo passare da questa mattonella a quella mattonella, io devo fare una conferenza di servizi perché il sindaco A la vuole, il sindaco B non la vuole, non riusciamo più ad uscire da questa prospettiva. Allora la tutela delle comunità locali richiede una nuova amministrazione locale, e io credo che questa sia la sfida reale dei prossimi mesi e della costruzione della nuova legge che dovrà essere fatta da qui a 5-6 mesi di riassegnazione delle funzioni agli enti locali. Giuseppe, capisco perché a te piace la regione e come si sta prospettando, perché io sento parlare il vicepresidente e mi convince, però la domanda è per l'altro presidente, Nicola. Allora, la politica è ovviamente chiamata in ballo sempre, il problema continua a essere quello della politica, delle mancanze della politica, del gap che si è creato tra cittadini e politica, perché il gap che c'è tra istituzioni, amministrazioni locali e cittadini nasce dal gap con la politica. Ce lo siamo detti in mille modi, ci siamo trovati in mille formule, noi abbiamo ogni casta che lavora ha delle formule. Noi giornalisti abbiamo la cassa delle 5W, abbiamo delle regole che sono WIWAR, sono le regole per il giornalismo. Berlusconi a suo tempo parlava delle 3I, e quindi informatica, inglese, impresa. Oggi viene fuori questo documento delle 3E, non so se tu hai avuto modo di vedere questo think tank, ci sono nomi importanti tipo Domenico Salvatore, Paolo Savona, Massimo Lo Cicero, Domenico De Masi, Luigi Nicolais, cioè i grossi cervelli dell'Italia hanno consegnato al Premier Renzi un documento che sostiene in modo molto dettagliato ovviamente come lo sviluppo del Sud possa passare solo esclusivamente attraverso queste tre E, che sono economia, etica, estetica. Allora, siccome il Sud è la Calabria, per me la Calabria è il Sud, come si coniugano e quanto pensi che questo documento, al di là del fatto che ovviamente bisogna leggerlo bene, ma come principi base possa essere utile per rilanciare la Calabria? Sì, grazie per la domanda, però prima di rispondere vorrei fare una piccola considerazione legata a quello che diceva bene la professoressa Morace e poi Antonio Visconi. E noi abbiamo una questione davanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che è quella di ridisegnare sia la macchina amministrativa regionale in funzione di quello che vogliamo diventi la regione, 2030, 2050, che poi altro non è che la visione strategica dell'Europa del futuro. Chi è stato più bravo di noi già da tempo ha visto lo sviluppo in prospettiva ventennale, trentennale. È una pianificazione strategica di area vasta che in qualche maniera poneva gli amministratori dove vogliamo arrivare. E in questo senso, ecco, condivido molto l'idea, l'analisi che faceva la professoressa Moraci rispetto ai piani strutturali, gli amministratori che sono incapaci. E noi da questo punto di vista volevamo, stiamo mettendo in campo, avevamo già messo in campo, spero si continuerà in Consiglio regionale, di fare una nuova legge quadro sul territorio che metta dentro queste esigenze, che sono quelle che diceva la professoressa Moraci, ma anche quelle che diceva Antonio Visconi. Una nuova governance territoriale andando verso l'unione dei comuni non sarà più sostenibile così come ora. Antonio è stato più moderato nel dirlo. Cioè, in prospettiva non reggerà più, non potrà reggere un meccanismo così appesantito di amministrazioni comunali dove non si riesce a mettersi assieme nemmeno sui servizi minimi, non si riesce a mettere assieme in una visione di pianificazione futura di una città. Io non voglio entrare nel merito, nel dettaglio, però come si può pensare che lo sviluppo di un comune, di un territorio sia solo relegato a se stesso senza pensare cosa avvenga nell'immediato intorno, diciamo. Ecco, quindi questo è il punto sul quale noi dovremmo interrogarci, cioè il futuro del territorio passa attraverso le scelte che noi intraprendiamo e vogliamo intraprendere per il futuro. E la politica delle tre,
Io penso che, aggiungo io, no, perché siccome Paolo ovviamente prima non te l'aveva detto perché tu l'hai interrotto e volevi intervenire subito. In realtà dell'etica già ho parlato chi spone, no? Quando tu parla del piano anticorruzione, dell'economia francese, dell'estetica. Cioè... Però aggiungo sull'etica. Allora, bene il piano anticorruzione, benissimo, lo adotteremo anche in consiglio. Voi avete visto piccolissimi segnali, abbiamo pubblicato i redditi e la situazione patrimoniale dei consiglieri regionali. È un piccolo segnale di trasparenza amministrativa. Però attenzione, siccome parliamo troppo spesso di etica, di legalità, di anti-ndrangheta, di antimafia, di associazionismo, di passerelle, di premi, di discussioni, io penso che gli amministratori, al di là di farsi la fotografia col soggetto momentaneamente impegnato nella lotta antimafia associazionistica, dovrebbe pensare, io sono delle domande che pongo, io dico, non è una battaglia di legalità fare in questa regione finalmente un piano regionale dei rifiuti? Nicola, scusami se ti interrompo. Allora, l'ultima sera di Scilla, noi abbiamo avuto un dibattito con tre magistrati, procuratore di Firenze Creazzo e i due magistrati della DDA di Reggio Calabria, De Bernardo e Musolino. È stata una serata molto intensa, nella quale con grande anche sofferenza, a un certo punto il procuratore di Firenze ha raccontato alcune cose che sono successe in Calabria, partendo dal delitto Fortunio, che ovviamente è uno dei delitti cardine della storia dell'antimafia e della mafia in Calabria. E l'ha raccontato nei dettagli, spiegando la collusione che c'era tra politica e 'ndrangheta, quindi perché e come si era evoluto questo omicidio. La gente è rimasta così perché non riusciva a capire come fosse possibile arrivare a tanto. E Creazzo ha detto una cosa molto importante che mi ha colpito e per questo te la chiedo. Guardate che è tutto scritto nel dispositivo. Noi l'abbiamo scritto, però la politica, tutto quello che noi abbiamo scritto della ricostruzione, non si è mai domandata se fosse vero, se non fosse vero, se si dovessero prendere provvedimenti. I cittadini non se lo sono mai domandati. I giornalisti non se lo sono mai domandati. C'è stata una sentenza passata in giudicato, l'omicida è stato incarcerato con l'ergastolo, punto. Allora, forse non c'è stata finora, proprio sull'etica, troppo sbandierata e troppo poco poi approfondita, un nostro problema personale di ciascuno di noi, io come giornalista, tu come politico e via dicendo. Scusami, diciamo, se ti ho interrotto. No, è pertinente perché diciamo è qualcosa in cui credo profondamente. La tua considerazione nasce da alcune cose che penso in maniera profonda. E quindi io dico, un amministratore che vuole parlare di etica non deve parlare solo per slogan. Quindi quello che dicevo, la legalità, e sono delle domande che pongo. In questa regione fare un piano regionale dei rifiuti, quindi un qualcosa di grosso economicamente, di interessato, farlo davvero, farlo con le parti interessate, con il mondo associazionistico vero, con i sindaci, con gli amministratori, è un presidio di legalità o no? Fare un piano dei trasporti in questa regione che metta finalmente delle regole sul trasporto anche pubblico locale è un punto di legalità o no? Mettere mano alla burocrazia, e quando dico mettere mano alla burocrazia, fare una cosa semplice, che è quella di ruotare dirigenti e spostarli, perché lasciare lì delle situazioni cristallizzate nel tempo, puoi cambiare tutti i presidenti di regione che vuoi, puoi cambiare tutti i sindaci che vuoi, puoi cambiare tutti i presidenti del consiglio che vuoi, rimane là, e se ci sono delle incrostazioni rimangono là. Cioè, allora il punto è questo, ci dobbiamo mettere d'accordo, se l'etica è un qualcosa di più profondo che negli atti che facciamo, oppure se vogliamo solamente andare sugli slogan. Io condivido che purtroppo la politica troppo spesso su queste tematiche si è girata dall'altra parte, ha pensato agli slogan, non è andata a fondo. Però voglio tornare alla domanda sull'estetica. L'estetica, per chi è tecnico, poi non vorrei... No, te lo dico, è intesa come un'idea di sviluppo, inzuppata della bellezza del nostro patrimonio. Ecco, allora, è chiaro che parliamo del paesaggio, poi probabilmente siamo nel posto... Anche della nostra storia, delle nostre... Sì. Allora, l'altro giorno io non vorrei che Antonio Viscomi saltasse sulla sedia e magari, se si ricorda, dicesse chi è. Ma non è quello il punto.
In una riunione tra consiglieri regionali, non vi dirò nemmeno sotto tortura chi, qualcuno riteneva in una discussione politica, poi le discussioni politiche sono belle perché sono varie, un consigliere regionale riteneva che per lo sviluppo della Calabria ci dovesse essere un piano gigantesco di costruzione di centri turistici sulle spiagge. E lo motivava, quindi dice, siccome c'è un problema nel Mediterraneo africano, diciamo, un problema di terrorismo, di democrazia, è vero, e allora vuol dire che lì il turismo non ci sta più andando per questi problemi, quindi noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli con questi stabilimenti turistici sulle spiagge, nelle nostre spiagge. Quello è un concetto di sviluppo. Io penso che per tornare all'estetica, al paesaggio, al bello, che è l'unica cosa che ci ha dato madre natura in questa regione e di cui abbiamo abusato, perché l'abusivismo in questa regione è tanto, ecco, noi dovremmo pensare di fermarci un attimo da quel punto di vista e quindi andare verso il volume zero in questa regione. Io lo leggo molto, le costruzioni in questa regione noi le dobbiamo fermare. Questo non vuol dire che non facciamo sviluppo, che non facciamo un piano di sviluppo in alcuni pezzi di Calabria dove serviranno degli interventi infrastrutturali, delle costruzioni, ma dobbiamo pensare che il paesaggio di questa regione, che è qualcosa di straordinario, non lo dobbiamo tutelare, lo dobbiamo tutelare con delle leggi regionali, lo dobbiamo fare con le leggi regionali e con delle amministrazioni comunali virtuose, perché vedete, possiamo essere in maniera disaccordo sul modello di sviluppo, per me è il modello volume zero e villaggi turistici assolutamente no, perché credo che in questa regione ci sia già troppo di costruito rispetto a quello che serve, su questo, sull'estetica, sul bello, sul paesaggio non si transige. Io ho detto, professoressa Morace da Messinese, non me ne voglia, in quella discussione sulla nuova portualità italiana, dove la Calabria viene vista, dove viene Messina accorpata in questa bozza di documento, viene accorpata con la Calabria, forse sparita come cosa, non c'è più. No, però ne voglio parlare lo stesso. No, ma in senso positivo. E allora in quella bozza veniva messa Messina con la Calabria nella portualità, motivandolo con l'area dello stretto. Allora io dico che l'area dello stretto è un qualcosa di straordinario, ma prima ancora che parlare dei porti dell'area dello stretto, valorizziamo quest'area dello stretto intanto come paesaggio, intanto culturalmente, intanto partiamo da questo, dalla cultura e dal paesaggio. Ecco, valorizziamolo da questo punto di vista, e questo è il posto più straordinario che io possa vedere in questa regione, probabilmente, e allora che noi possiamo vedere in questa regione, ma ecco, per me l'estetica è questo, il paesaggio di questa regione che dobbiamo tutelare assolutamente. Allora, Antonello, ovviamente sei chiamato in causa tua, sia perché sei sindaco del tratto, di uno dei tratti più belli, sia perché tu con l'estetica c'è che fare, perché c'è una variante che un po'... ha lasciato un segno su quello che potrebbe essere un meraviglioso lungomare. Sì, assolutamente sì. E purtroppo quando si è cercato di colmare quel gap infrastrutturale, uno dei temi che tu e voi avete portato questa sera, anche dal punto di vista della realizzazione di opere sul territorio, di un collegamento stabile, venuto meno l'idea, la concezione del collegamento stabile, però ahimè ci hanno lasciato una delle opere più deturpanti il territorio stretto, cioè il territorio dell'area dello stretto, ovvero la realizzazione di una variante ferroviaria. Da questo punto qui, da Cannitello fino a Pezzo, abbiamo un chilometro di alta velocità per la realizzazione di un'opera propedeutica al porto. Voi siete gli unici a averlo. Siamo fortunati da questo punto di vista. Siamo fortunati nel senso che hanno realizzato una variante ferroviaria di Cannitello dove essere opera propedeutica al ponte. Non realizzato il ponte, ora deliberata dal CIPE, 7 milioni di euro, la copertura di una variante che è un opprobrio nel mio lungomare cittadino, ora ancora hanno rinviato a gennaio 2016 la progettazione esecutiva di questo mascheramento, un parco urbano che avrebbe dovuto limitare i danni, anzi avrebbe dovuto coprire questo opprobrio, i miei concittadini l'hanno definito il muro del pianto, in un'area che, come diceva il Presidente del Consiglio, noi amministratori, una volta venuta meno l'idea del ponte, anche su PIL avevamo delle posizioni non tutte positive, però attendevamo il ponte come momento di possibilità di sviluppo,
ci hanno detto che era opportuno fare prima altre cose, prima il ponte, non hanno fatto il ponte, però non stanno realizzando nemmeno le altre cose. E allora qua veramente questo gap infrastrutturale dobbiamo decidere se si vuole veramente colmare. Noi comunque come amministrazione comunale, proprio nell'occhio e nella visione della valorizzazione estetica dell'area dello stretto, comunque siamo stati presenti il 18 aprile 2015 a firmare un protocollo d'intesa affinché lo stretto di Messina diventasse patrimonio UNESCO. Ci auguriamo che almeno da questo punto di vista non è stata accantonata l'idea del ponte, come se il ponte dovesse essere visto come qualcosa che doveva distruggere la bellezza scenografica e naturalistica del ponte, dello stretto. Allora come amministratori responsabili stiamo tentando di avviare quest'altro percorso. Siamo veramente in una situazione di particolare difficoltà. Io l'ho detto ieri al ministro Orlando, ho accolto positivamente l'idea e il concetto del premier Renzi quando dice: quando parliamo di sud non dobbiamo fare piagnistei, non dobbiamo parlare di un sud abbandonato, però dobbiamo comunque iniziare a mettere mano a questo che lui ha definito il master plan. Si è parlato di un master plan da iniziare, ecco, si usa un termine un po' molto, diciamo, si specula su questi termini nuovi, ma che sono termini vecchi, che dal 15 settembre dovrebbero iniziare come governo a pensare ad un master plan per il sud. Il master plan è quello di realizzare veramente delle opere infrastrutturali. Sono perfettamente d'accordo con lo stesso Ambrogio quando dice: dobbiamo rendere più competitivo il nostro sud, e per fare questo dobbiamo rendere più competitive le nostre merci, realizzare quel piano portuale che possa dare la giusta visibilità all'area logistica di Gioia Tauro, ma non dimenticare l'area portuale di Villa San Giovanni, che da sempre è stato oggetto di tantissima attenzione ma mai finanziata adeguatamente. Noi naturalmente, anche quando tu parli di amministrazione pubblica corrotta, colgo alcuni spunti positivi del Presidente del Consiglio regionale. È vero, la rotazione dei dirigenti, ma soprattutto gliel'ho sentito sin dal primo momento del suo insediamento, il Premier Renzi, la sburocratizzazione. Se si riesce a sburocratizzare quella macchina amministrativa, sicuramente si avranno degli effetti ancora più positivi dal punto di vista della corruzione. Noi combattiamo politiche sociali, dove Villa per esempio è comune capofila di altri 14 comuni, e stiamo combattendo per sbloccare un finanziamento di 1 milione di euro perché a Roma non ci concedono l'accreditamento, non ci concedono, sì, una continua burocrazia che rende ingestibile anche quelle amministrazioni comunali virtuose. Siamo tra quelle amministrazioni che ancora, nonostante le grosse difficoltà che hanno tutti i comuni, non ha grosse problematiche di bilancio, però siamo ad agosto e non abbiamo ricevuto un euro di trasferimento allo Stato. Non vogliamo fare piagnistei, come ho detto prima, però dobbiamo essere messi in grado, dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter amministrare, di poter erogare servizi, di poter dare delle giuste risposte alla nostra gente. Guardando in grande, io sono perfettamente d'accordo con il vicepresidente Visconti, però guardando in grande e cercando di chiamare in causa tutti coloro come le ferrovie, che nel 2003 avevano sottoscritto un accordo di programma che vedeva la realizzazione di tutta una serie di opere, sul territorio, che prendono 39 milioni di euro per garantire la continuità territoriale, e anche quella ci stanno cacciando, perché i treni si fermeranno a Villa, devono scendere i nostri viaggiatori per poter sperare di poter prendere la coincidenza a Messina. Con delle infrastrutture navali, con delle navi che io ricordo nel momento in cui, nei tempi in cui andavo all'università. Quindi nemmeno investimenti infrastrutturali su navi che avrebbero potuto portare un indotto importante anche in termini di rilancio di questi tipi di economia. Allora, non vogliamo piangerci addosso, però dobbiamo chiamare ognuno di noi le proprie responsabilità. E quando dico ognuno di noi, anche chi come stampa ha la giusta, alla necessaria, deve avere quella necessaria consapevolezza che deve fare un ruolo importante. Io in questi giorni ho avuto il ministro Orlando, ho avuto delle alte personalità dello Stato, stamattina in prima pagina di tutti i giornali la lettera del cittadino che non sa dove mettere la barca. È assurdo, rispetto ad un segnale di speranza che ieri il ministro Orlando ha dato in città, che ieri e in questi giorni si è portato a ricordare un giudice ammazzato dalla mafia.
oggi qual era la locandina dei tre giornali più importanti? Il problema di un barcaiolo. Allora assumiamo ognuno di noi consapevolmente le nostre responsabilità. Non si tratta di visibilità, si tratta di dare merito a chi cerca di lavorare all'interno delle proprie amministrazioni in maniera difficile, ma nella consapevolezza che abbiamo voluto questo ruolo e speriamo in queste sinergie con la provincia e con la regione per poter veramente cambiare il verso, usiamo una frase del Premier Renzi, per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie. Ovviamente tu ci conosci un po', noi siamo fortemente critici nei confronti della nostra categoria. Un tempo si diceva giornalista sempre meglio che lavorare, insomma, quindi un motivo ci sarà. Allora, Giuseppe e Raffa, tu hai sentito un poco gli altri relatori, loro parlavano di una visione a 50 anni, tu guidi un ente che ha 2 anni, però allo stesso modo, cioè nel 2016 la provincia, come è noto, insomma, poi cedere il posto alla città metropolitana di Reggio. Però tu già da ora, con l'attività della provincia, stai cercando di guardare al 2050, cercando un po' di fare da supplente alle carenze di altre amministrazioni, alle carenze dello Stato, cercando di mettere in rete gli enti e anche cercando di dare uno slancio verso tutto quello di cui si parlava prima, cioè quest'area dello stretto che per molti è una chimera, è solo un'enunciazione, anche perché poi è notorio che al di là del sogno, dell'idillio, poi di fatto tra Reggio e Messina non è che ci sia più un grande rapporto. Un tempo si andava all'università, ora manco. Un tempo i reggini andavano a Villa a comprare i vestiti, ora manco. Però noi continuiamo a parlare di questo sogno dell'area integrata. Sì, naturalmente mi fa piacere ascoltare le parole del vicepresidente Viscomi, perché forse finalmente la regione si riappropria del proprio ruolo, perché insomma tutti sanno che le regioni sono nate per avere un ruolo di indirizzo e controllo e programmazione. Purtroppo abbiamo assistito a 50 anni di regionalismo in cui le regioni hanno rappresentato la palla al piede per lo sviluppo. Il prodotto interno lordo è nato con le regioni e soprattutto le regioni sono diventate quel coacervo di clientela più o meno spicciola che ha rappresentato poi le conseguenze che noi abbiamo sotto gli occhi di un ente che difficilmente riusciva a programmare, difficilmente riusciva a spendere le risorse e quindi con grosse responsabilità sul mancato sviluppo. Quindi che oggi la regione comincia a ragionare in termini di proiettare questo territorio sui 25-30 anni vuol dire che siamo sulla strada giusta. Lo diventeremo ancora di più quando la regione Calabria in particolare si libererà di quelle che ancora sono le competenze della 34 famosa, che è una legge che purtroppo che era nata con le buone intenzioni e che poi lungo diciamo il percorso di decentramento delle funzioni amministrative si è inceppata, perché effettivamente il potere politico difficilmente poteva perdere il potere clientelare e questo secondo me è stato veramente un vulnus che ha rappresentato veramente la povertà del nostro territorio. Secondo me questo è il nodo della questione. Affrontarlo in termini diversi significa cominciare a ragionare in termini di prospettive e questo a me fa piacere sentirlo, soprattutto se questo viene da un governo tecnico, che è quello del governo regionale, che è sganciato dalle logiche politiche e ragiona in termini di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. E questo è un dato. L'altro dato, io non mi lascerei molto incantare da questi che sono gli slogan che il governo sta facendo sul sud. Voi ricorderete, e penso che lo ricorderete tutti, quando da non più di un anno fa si è inserita la cabina di regia. Vi ricordate la famosa cabina di regia che doveva rappresentare la panacea di tutti i mali per il sud? Io non so se si è mai riunita, forse una volta sola, e si sono riuniti con un atteggiamento autoreferenziale senza coinvolgere nessuno degli amministratori locali. Ora noi non vogliamo assumere l'atteggiamento del piagnisteo perché non ci appartiene, almeno a me personalmente, però se voi immaginate che se dobbiamo ripetere l'esperienza della cabina di regia fallimentare dove non abbiamo affrontato niente, non abbiamo ancora addirittura risolto ancora peggio, questo da una parte mi preoccupa, dall'altro dico mettiamo alla prova perché vorremmo anche noi il risultato. Peraltro, e chiudo facendo riferimento a quello che voi dicevate della legalità da una parte e del bello e dello sviluppo etico e diciamo
del bello del territorio. Allora, sulla legalità noi ci siamo portati sul groppone per circa 100 anni la famosa teoria dell'ombroso, no? Che in cui i calabresi erano tutti delinquenti perché avevano una formazione del cranio particolare, senza nessun sussulto di ribellione. Questo cranio se lo sono palleggiati in tutta Italia, poi era a Torino, ora il governo regionale, il consiglio regionale dice ritornateci il cranio. Io dico ritornateci le intelligenze, perché del cranio non sappiamo più che farcene, anzi distruggetelo. Se quel cranio è, diciamo, il frutto del malaffare in cui il calabrese è geneticamente determinato, insomma mi viene difficile immaginare che un governo regionale si preoccupi di farsi restituire il cranio. Dico, facciamo di tutto perché tutte le intelligenze calabresi che sono in giro per il mondo ritornano e diano un contributo e rappresentino il valore aggiunto per la nostra terra. Quindi questa è un'altra riflessione che dovremmo fare. Per quanto riguarda la crescita impostata sul bello, il bello, giustamente Nicola Hirto da architetto dice, è l'ambiente. Io dico che il bello è questo patrimonio culturale che noi abbiamo, noi, nel nostro territorio. Io sto venendo da Seminara, dove ho visto che ci sono delle statue straordinarie del Gaggini, sapete che sono della scuola di Michelangelo, ma ce ne sono tantissime in tutta la provincia. C'è una realtà straordinaria che, se messa in rete, veramente può rappresentare il valore aggiunto. Secondo me, ecco, lo sviluppo del territorio partendo dal bello vuol dire anche valorizzare questo patrimonio, che è un patrimonio inestimabile, che neanche noi conosciamo e che difficilmente riusciamo a farlo conoscere agli altri. Poi l'altro argomento, che è stato anche il frutto delle conversazioni che più volte abbiamo fatto anche per raggiungere questo, che secondo me è un obiettivo straordinario, perché sono momenti di approfondimento utili e necessari anche per confrontarci su di noi e capire un po' come sviluppare la nostra azione politica, oltre che a farci ascoltare dal pubblico, era di valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare, perché ecco, la valorizzazione del prodotto tipico, la valorizzazione del territorio sono due punti che voi avete messo al centro. Guarda, del vostro percorso. Se quel signore là che sta tuonando domani lo permette, domani dalle 20 sarà solo agroalimentare. Ecco, stiamo domandandoci se. E poi anche la vostra iniziativa, che è itinerante su due comuni, il senso compiuto di quello che dicevamo prima, della conurbazione, della voglia di stare insieme, di condividere percorsi. Io ti interrompo, Giuseppe, per renderti onore al merito sempre, perché tu veramente fai rete da sempre. E sei stato un grande stimolatore di questa rete, perché riuscire a mettere insieme realtà diverse e farle dialogare è sostanziale. A me quello che è piaciuto molto delle prime tre giornate, ora domani ti dirò, ma sono sicura che succederà anche a Cannitello e che succederà poi anche con le trasmissioni televisive, che rimangono delle domande e si approfondisce poi, perché comunque si mettono dei pensieri, si inizia a parlare in modo propositivo, si inizia a cercare insieme le domande prima e le risposte dopo. Sì, no, in effetti è questo il senso del voler stare insieme, altrimenti insomma noi avremmo tutte le nostre professioni, le avremmo fatte, diciamo, con entusiasmo, come stiamo facendo questo impegno politico. E ritornando pure al discorso di Antonello Messina, che ringrazio anche per questa ospitalità e per averci anche lui sostenuti in questo percorso. Ti ricordi quando c'era il No Ponte qua? Tutti gli ambientalisti del mondo venivano a Villa a stracciarsi le vesti, a sbandierare quelle bandiere di dubbie interpretazioni. Ma perché non li sollecita a venire a sostenerti per la battaglia di questo mostro che hai qua, che nessuno si interessa? Non può essere il problema solo del sindaco Messina di Villa, ecco, anche questo è un binomio vincente, perché l'integrazione è nei fatti. Però ecco, ti rendi conto che così non si può, perché capisci che anche quello, mentre c'è l'antimafia di Comodo, c'è anche l'ambientalismo di Comodo, perché qua ognuno purtroppo ha i suoi obiettivi a minimo termine, e quella proiezione che noi chiediamo purtroppo non c'è. Quindi comunque, grazie, veramente una bellissima serata. Vabbè, ci siamo ringraziati tutti, abbiamo fatto i salamelecchi, però ora intanto io ringrazio quelli che sono rimasti, perché abbiamo delle condizioni ambientali proprio al limite, quindi se la gente è rimasta a sentire un dibattito politico significa che siete stati bravi ed efficaci. Ci sono dei non detti in questa sera. Francesca ovviamente parla col volto, no? Commenta, è proprio bello, poi ti guarderai in televisione, si commenti col volto ogni... Ci sono delle cose che non ci siamo dette. Allora io farei un ultimo rapidissimo giro di ciascuno di voi, in modo da mettere insomma il punto su questa serata e poi salutarci, insomma darci appuntamento se il tempo tiene a domani. Quindi iniziamo di nuovo da te, da Antonello.
e poi facciamo il giro rapido con Francesca, Antonio Viscomi, Nicola, sì, un minuto, due minuti, giusto per puntualizzare qualcosa e per chiudere la serata. Io naturalmente sono particolarmente soddisfatto intanto di questa serata, perché come diceva il Presidente Raffa, il dibattito è sempre positivo, perché dal dibattito possono nascere delle posizioni nuove, dal confronto si può sicuramente cominciare a creare dei punti di incontro su tematiche che riguardano il nostro territorio. Alla fine, nel momento in cui ci si amministra, io stesso faccio parte di un partito che attualmente è al governo, quindi nel momento in cui ci si critica lo si fa, perché nel momento in cui si diventa amministratore della città ci si spoglia dalla parte, diciamo, politica, per cercare di rappresentare al meglio gli interessi del territorio. E allora in tal senso il nostro confronto con la Regione Calabria, io ho avuto modo di apprezzare anche l'incontro che ha fatto il governatore Liberio con tutti i comuni della Regione qualche settimana fa. A quel tavolo ho parlato proprio di portualità, di necessità di infrastrutturare naturalmente mi riferivo al mio territorio, a Villa San Giovanni, di creare una visione nuova anche rispetto a questa che è l'area, l'imbuto del sud verso la Sicilia, che per tanti anni si è parlato, diciamo, di porta sud, si è parlato di nuova portualità che possa sbloccare, diciamo, una parte del territorio per fare di Villa non solo una città di transito, ma una vera e propria città turistica, perché ha questo scenario incantevole, perché abbiamo in cantiere tantissime proposte progettuali che possono fare, una volta liberata l'area dei vettori privati, si può realizzare, diciamo, quelle infrastrutture a sostegno della nautica di diporto, che rappresentano anche questo un grave gap infrastrutturale per tutta la Calabria. Sono pochi i punti e i porti che possono, diciamo, accogliere, diciamo, la nautica di porto in maniera con dei servizi di qualità. Noi abbiamo le progettualità, abbiamo tutta una serie di attività, abbiamo l'affinità territoriale che può essere consona per questo obiettivo, abbiamo la necessità di un dialogo forte con la Regione per mettere in campo dei progetti integrati a livello europeo, ma non da soli, perché abbiamo anche attuato un coinvolgimento grazie anche all'input del Presidente della Provincia attraverso l'Associazione dei Comuni dell'area dello Stretto, per cercare di lavorare assieme nel creare economie di scala per determinati servizi. Siamo tra i comuni da questo punto di vista virtuosi in tema di differenziato, abbiamo raggiunto il 70% in soli 10 mesi di attività, condividendo un progetto assieme a tutti gli altri comuni dell'area dello Stretto. Allora, con questo nuovo modo di dialogare e di amministrare i nostri enti, vogliamo rapportarci con la Regione Calabria per presentare progettualità importanti. Proprio il secondo consiglio comunale che ho presieduto, ho aderito al patto dei sindaci, un altro strumento che mi consente di vedere l'aspetto ambientale del mio territorio in maniera positiva, in maniera estetica, come voi definivate, e in maniera puntuale e precisa, per cercare di programmare al meglio nell'ottica di un piano regolatore che non può essere più rinviato. Molte volte rinviamo ad altri uffici, alle università stesse questa collaborazione per poter far meglio e prima il piano strutturale comunale. Nel caso di Villa non è stato ancora così, però stiamo dando un'accelerazione a questo percorso, perché è vero che Villa San Giovanni ha bisogno, come tutti i comuni, dei piani che determinano le regole di un territorio, dal piano di spiaggia, dal piano di regolatore degli arenili, al piano strutturale comunale, che possa ridisegnare al meglio le potenzialità delle nostre città. E concludo ringraziando voi per la vostra presenza. Naturalmente ci vedremo nelle prossime serate, augurandosi che il tempo sia più clemente e che si possa veramente continuare questo dibattito in favore dei nostri territori. Grazie. Sì, ormai ho la psicosi. Io credo che questa sia soltanto una premessa, è una punta di un iceberg forse più grande che abbiamo tra le mani, e si tratta di disegnare il futuro. Credo che però bisogna avere un'idea,
fatto. Io credo che sostanzialmente poi mi sono stancata di sentire narrazioni sull'urbanistica, narrazioni sulla politica, storie, racconti. Io sento troppi racconti. Voglio, da progettista lo dico, voglio fatti. Quindi vorrei meno racconti e più idee sul campo. Perché dico questo? Perché fondamentalmente è questa la crisi che noi viviamo. Non c'è più progettualità. Abbiamo bisogno di raccontarci o raccontare ciò che ha detto qualcun altro. Allora io adesso vi dico qual è il mio pensiero su questo. Io credo che innanzitutto sulla questione porti bisogna capire bene che cosa dobbiamo farne dell'area dello stretto. Perché dobbiamo, non possiamo dare una botta al cerchio, una botta, come si dice? Perché? Perché o entriamo nella logica che questo è uno stretto d'Europa, e il presidente Raffa lo sa bene perché ha avuto finanziato un progetto a quale anch'io ho collaborato e coordinato per l'Action Plan, che è stato peraltro giudicato uno se non il migliore per la capacità progettuale. E quindi noi siamo come uno degli 8 stretti d'Europa su cui ci sono finanziamenti per il superamento della strozzatura internazionale, punto primo. Punto secondo, per noi l'area dello stretto è solo un problema di trasporto pubblico locale? Bene, se solo quello, potevamo risolverlo con l'articolo 117, con le intese interregionali, e l'avremmo già risolto. Abbiamo pure un tavolo tecnico in cui abbiamo presentato un documento strategico che ancora non è concluso su questo stesso problema. Quindi, da una parte chiediamo il coordinamento sui fondi PON metro per l'area dello stretto, dall'altra parte non usiamo gli strumenti che abbiamo quantomeno dal 2001 a disposizione. Quindi uno delle due. Su queste due scelte poi si innesta il discorso che poc'anzi faceva il presidente Irto. Allora, se è un problema di trasporto pubblico locale, di servizi integrali, è un conto. Se è un sistema di portualità competitiva che va da Milazzo a Gioia Tauro, è un altro conto. Quindi noi dobbiamo capire che cosa vogliamo fare da grandi. Siccome io, che già grande sono stata allevata con l'area dello stretto, con la conurbazione, con il ponte, e non voglio che i miei figli, che grandi sono, siano allevati con queste stesse storie, perché noi facciamo o leggi manifesto o raccontiamo storie, non siamo mai concreti. Allora il punto è, vogliamo essere concreti? Benissimo, vi dico tre ricette semplici. Come abbiamo riprogrammato i fondi che non abbiamo speso 2007-2013, che dobbiamo spendere entro il 31 dicembre? Qual è il pacchetto che ha messo la città metropolitana di Reggio? Lo sappiamo? No, non lo sappiamo. Bene, questi fondi li possiamo programmare noi? Di questi fondi quanto mettiamo in un'ipotesi di sistema infrastrutturale delle regioni meridionali, in cui ogni regione contribuisce a una quota di infrastrutture per disegnare una rete infrastrutturale carente nel mezzogiorno? Diciamo, vogliamo dire, vogliamo fare una società ferroviaria delle regioni metropolitane e delle regioni meridionali? Potremmo anche farlo, perché no? Abbiamo tutti questi milioni che rimandiamo indietro alla Comunità Europea, decidiamo. Quei 700 milioni fondi FERS che abbiamo per i porti, che cosa ne vogliamo fare? Vogliamo studiare un po' di più i porti del meridione d'Italia? Vogliamo pensare alla resilienza dei porti? Ma lo sapete che Genova e Venezia sono due porti destinati a morire al 2050 perché non hanno infrastrutture che combattano l'adattamento climatico? Vedete a Genova quello che succede. E allora perché non sistemiamo prima la questione Gioia Tauro, prima di arrivare collassati? Ma perché non facciamo un distretto produttivo, industriale, energetico, con cui vendiamo energia? Ecco, queste sono le mie idee. Io non voglio discutere su quant'è la mia angoscia al 2050. Io voglio mettere sul piatto quali sono le idee oggi, quali sono i fondi per realizzarle e qual è il patto sociale e politico al di là degli schieramenti per dare un futuro ai nostri territori, Reggio, Messina, Villa, l'Italia,
non mi interessa, io parlo di futuro, voglio parlare di futuro con idee concrete e, come si dice, fresh green pens. Allora, risponderei parlando del presente, dicendo, e credo di non rivelare nulla se dico che Musmanno, l'assessore alle infrastrutture, in questi giorni ha incontrato sia inizia ad incontrare le aziende del trasporto pubblico locale, sia le ferrovie per discutere la questione. Ma per parlare del futuro, per seguire il discorso di Francesca, bisogna avere metodo. E allora consentitemi di chiudere ritornando sulla questione del metodo, perché se vogliamo cambiare verso, dobbiamo cambiare metodo, perché non c'è nessuno che ha la verità in tasca in questo paese. Non c'è il mito del legislatore onnisciente che la soluzione è pronta, non esiste. La soluzione la dobbiamo trovare soltanto noi, discutendo, guardandoci in faccia, confrontandoci. Quindi il metodo dell'assemblea dei sindaci, che è stato introdotto dal governatore Oliverio, ed è la prima volta che si fa l'assemblea dei sindaci, si lega, presidente Raffa, con il forum cultura che la giunta ha lanciato per fine settembre, primo ottobre, perché appunto se nessuno ha la verità in tasca, la strada per il nostro futuro, per riprepararci del nostro destino e costruire questo futuro al 2030 e 2050 è guardarsi in faccia, sapere le risorse che abbiamo, riuscire non a progettare, perché questo termine per me giurista è un po' ambiguo, nel senso che di progetti ne abbiamo sentito tanto, per te ovviamente è più esecutivo, ma ad organizzare l'esecuzione del progetto su quest'idea. Quindi cambiamo metodo, sediamoci intorno a un tavolo, cerchiamo di stabilire qual è il nostro futuro. Questo secondo me è il vero cambio di passo che in questo momento abbiamo davanti, e questo vale per i sindaci, per i rifiuti, vale per il problema dei trasporti, vale per la cultura. Seconda e ultima cosa brevissima, lo possiamo fare un patto tutti quanti, perché da 2-3 anni ormai abbiamo in questa regione una parola fin troppo abusata. Potrei parlare del Jobs Act, ma insomma non lo faccio perché c'è l'altra parola abusata che è flessibilità, ma non ne parlo di questo. La parola abusata, e vorrei essere inteso e non frainteso, no, è legalità, che è una parola che a me giurista fa venire un po' i brividi. Nel senso che figuratevi, la legalità è il rispetto delle leggi, però io temo che la legalità sia ancora poco, che in questa regione abbiamo bisogno di qualcosa che comprende la legalità, ma la supera, ed è la parola responsabilità. Responsabilità vuol dire assumere la responsabilità di dover dare una risposta a qualcuno che ci interpella, vuol dire assumere il proprio destino nelle proprie mani, vuol dire fare bene il proprio lavoro. E allora, se c'è una cosa con cui vorrei chiudere, è iniziamo a parlare di responsabilità, e la responsabilità non è soltanto della politica, delle imprese, delle istituzioni, no, la responsabilità è qualcosa che ognuno di noi deve assumere su se stesso. Se c'è una cosa che io non sopporto più, e ve lo dico molto francamente, è l'approssimazione che spesso troviamo dalla burocrazia alla politica, alle professioni, all'imprenditoria e così via. Ma quante volte andiamo la sera al ristorante e viene il cameriere che ci butta la pizza sul tavolo? Ci dà fastidio perché non fa le sue cose con professionalità. Ecco, allora per me, dal mio punto di vista, e forse qui ragiono più come giurista del lavoro che altro, la responsabilità è fare bene le cose, sia che si abbia una posizione di responsabilità istituzionale, sia che si sia un imprenditore e così via. Allora cerchiamo di capire che forse la legalità, ha ragione Nicola, è una parola un po' ambigua, che significa tutto e significa niente. La legalità deve essere praticata, non predicata. Iniziamo invece a ragionare, ad assumere la nostra responsabilità. Se noi vogliamo cambiare verso, come diceva il sindaco, allora diventiamo responsabili. Rendiamoci conto che ogni nostro piccolo gesto si riflette nella comunità e sulla comunità in cui viviamo. Ecco perché non mi piace, e dicevo prima, una risposta che mediana, no? La regione, le istituzioni, i politici. Io non sono un politico, non vengo dalla politica, vengo da altre esperienze professionali. Credo che non sia più possibile questa distinzione, politica, cittadini, società civile, società politica, perché ognuno di questi elementi ha la stessa responsabilità di dare una risposta al tempo presente. Responsabilità vuol dire fare bene quello che si è chiamati a fare, qualunque cosa sia
ciò a cui siamo chiamati a fare. E questo vale per i giornalisti, vale per i politici, per i professionisti e così via. Quindi metodo, non concertazione, ma una seria discussione, una seria confronto per individuare il bene comune, per individuare la strada da seguire, ma in questo confronto quello che è importante è riscoprire la responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti di tutti i soggetti, singoli, collettività, comunità, da cui viene interpellato. Sì, io vi ringrazio, insomma, chiudiamo, no? Con questo l'ultimo passaggio. È chiaro che gli ultimi spunti, soprattutto della professoressa Paraci, meriterebbero ulteriore approfondimento. Ho condiviso molto il suo intervento, proprio per rimanere su quel tipo di metodo, di essere diretti, chiari, con cose che andiamo a fare. Quello che noi faremo nella nuova stagione aperta nel Consiglio regionale è quella di esaltare straordinariamente il ruolo del Consiglio regionale, che l'attività di legislazione e di controllo. E per quanto riguarda la parte legislativa, noi dovremo mettere mano sostanzialmente a un rinnovamento di tutta quell'antologia legislativa ormai arcaica, superata dal tempo, e anche mettere in relazione tra di loro molte leggi regionali che sono una in contraddizione con l'altra, quindi andare verso testi unici, andare verso leggi quadro, penso alla legge quadro del territorio. Ma andare soprattutto e continuare in quell'impostazione che anche la Giunta ha dato con l'Assemblea dei Sindaci. Lo faremo anche al Consiglio regionale. Faremo un Consiglio regionale delle cosiddette autonomie locali, non solo per fare una discussione così vaga. Dovremo discutere anche di quello che dicevo prima. Iniziamo a ragionare su nuove forme di governo del territorio, alle unioni dei comuni. Iniziamo a ragionare a come i comuni possono mettersi assieme su alcuni servizi. Io penso che questa è la strada che possiamo percorrere nella legislatura, ripeto, con una consapevolezza, guardate, che il ruolo del Consiglio regionale, che negli ultimi tempi è stato messo in discussione rispetto all'importanza, sia un ruolo nella politica regionale, io penso che adesso vada esaltato il ruolo statutario del Consiglio regionale. Ripeto, è quello della legislazione e del controllo. E quando dico di controllo, intendo dire il controllo che viene fatto è nell'attività politica e burocratica della Giunta, ma anche rispetto a tutto quel mondo che è collegato alla Regione Calabria. Penso agli enti, alle società collegate alla Regione, penso alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere collegate alla Regione, dove il Consiglio regionale deve fare davvero un'attività di controllo rispetto a quello che avviene là, troppo spesso incontrollato, la spesa, le assunzioni, tutta una serie di meccanismi che purtroppo sono rimasti troppo spesso all'oscuro dell'opinione pubblica e di chi doveva effettivamente controllare. Rispetto a quello che diceva Antonio, benissimo, la legalità e la responsabilità della classe politica, aggiungo la credibilità. Serve una classe politica responsabile ma anche credibile, e quindi io legherei queste due cose. Poi è chiaro che stasera per un pezzo della nostra chiacchierata abbiamo dipinto un quadro a tratti drammatico, no? Perché abbiamo parlato dei dati Svimez, abbiamo parlato della criticità del sud, dei problemi della Calabria, ma il punto è, e dobbiamo avere questo come sfondo, che deve rimanere quello sfondo di speranza che non dobbiamo mai perdere, e la Calabria ce la può fare ancora, io penso di sì. Per questo penso e sono convinto che dal vostro titolo, se deve essere un exit o un restart, io dico restart tutta la vita, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo pensare, ma soprattutto dobbiamo praticarlo. Grazie. Sì. No, naturalmente gli spunti positivi ci sono. Io insomma concluderei con un impegno che potremmo assumere un po' tutti, che quello anche in virtù dell'ultima assemblea che è stata fatta con i sindaci, l'assemblea regionale dei sindaci, era mia stata l'idea quella di concludere con un patto da assumere con i cittadini, e questo patto da assumere con i cittadini deve essere fondamentalmente agganciato ai risultati, perché la credibilità, che dicevi tu Nicola, passa dalle risposte che noi diamo ai cittadini. E allora, siccome i temi sono tantissimi, in quell'occasione purtroppo c'è stata una, diciamo, illustrazione un po' troppo prolissa di alcuni temi,
che forse sarebbe il caso di affrontarli con riunioni monotematiche sulle quali ognuno di noi dà il proprio contributo, che deve essere, come diceva Francesco, un contributo concreto, reale e non del solito chiacchiericcio che facciamo nei salotti della politica. Immagino sulla sanità, dove la vera risposta che noi potremmo dare sulla sanità, che è un problema reale sul quale ci confrontiamo quotidianamente, è quello di dire al cittadino: da dopodomani le liste d'attesa, in cui tu aspetteresti 8, 10 mesi, 9 mesi per fare un attacco, e quindi immaginate il disagio, e il mio settore lo conosco bene perché ci opero quotidianamente. Ecco, queste sono le risposte che noi dobbiamo dare, e da questo patto che noi andremo a suggellare con i cittadini, secondo me la politica comincerà, se dà risposta, a recuperare la credibilità che purtroppo sta perdendo, perché ecco, questo è il dato drammatico, la disaffezione dalle istituzioni e dalla politica, che purtroppo ci lasciano immaginare un futuro non molto tranquillo. Però se si riparte, ecco, secondo me, ecco, ce la può fare la Calabria, e naturalmente ce la può fare puntando sulle proprie risorse, che sono tantissime, non sempre valorizzate, e recuperando appunto quella credibilità che ad oggi purtroppo non è riuscita a riconquistare. Quindi grazie per questa serata e complimenti a voi. Grazie a te soprattutto, Giuseppe, ma grazie alla rete che si è formata, grazie a voi che ci avete ascoltato fino adesso, grazie a Elena, Sara, Valentino, Enzo, a tutte le persone che hanno collaborato questa serata. Io vi ricordo, se ci riusciremo, domani, tempo permettendo, Sapori di Mare, Tesori Enogastronomici, si inizia l'evento in questa via che diventerà un ristorante all'aperto grazie all'associazione Liso dello Stretto. E poi, se non pioverà, si farà l'una cosa e l'altra, avremo la seconda serata di Cannitello, la quinta, giusto Alessandro, la quinta di Seaturing, con Pippo Callipo, Maria Concetta Tripodi, Carmelo Basile, Roy Biasi, Giuseppe Bombino, Francesco Cannizzaro, Pino Toscano, Giovanni Siclari. Ci saranno i saluti di Antonio Bellantone, di Aldo Boccacci, incursioni di Benvenuto Marra e di Giorgio Casella. Io vi ringrazio perché credo che siamo andati lunghissimi, ma sono convinta che in quello che hanno detto loro abbiamo trovato esattamente le ragioni per rialzare la testa, in tutte le loro parole. Grazie al sindaco di Villa San Giovanni, Antonello Messina, grazie a Francesco Maraci, grazie ad Antonio Viscomi, vicepresidente della Regione Calabria, grazie al presidente del Consiglio della Regione Calabria, Nicola Irte, grazie al presidente della provincia, Giuseppe Raffa. Grazie a voi e buonanotte. As I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.